Eccellenza, buona domenica. Buona domenica, Mario. Eccellenza, allora, oggi è la domenica della Divina Misericordia, vi è un passo evangelico molto pieno di spunti e c'è la vicenda di San Tommaso che ha dovuto mettere un po' le dita nelle piaghe di Gesù per rendersi conto fino in fondo che quella persona era Gesù, anche se ricordo qualche puntata fa, Eccellenza, lei ha difeso strenuamente San Tommaso rispetto a questo episodio e poi anche, dicevamo, altri spunti davvero molto interessanti. Ecco, cito solo un passo. Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che non li perdonerete non saranno perdonati. E si riferisce ovviamente agli apostoli che erano in un luogo anche un po' impauriti per le note vicende. Ecco, Eccellenza, come possiamo commentare il Vangelo di questa domenica? Il Vangelo di questa domenica innanzitutto ci dice che Gesù è veramente risorto. È veramente risorto con il suo vero corpo. Per cui quando dice a Tommaso, guarda le mie mani, guarda il mio costato, e prima l'aveva detto agli altri amici apostoli, vuole dire innanzitutto questo. Vedete, sono proprio io, quel Gesù di Nazareth che voi avete conosciuto, che voi avete seguito, che voi avete incontrato e che voi avete visto sulla croce morire. Voi avete visto maltrattato. Quel Gesù maltrattato, morto in croce, sono proprio io, risorto. Con il mio vero corpo, però un corpo adesso glorioso, cioè non più sottoposto alla caducità della carne, ma nella gloria. Quel vero corpo di Gesù di Nazareth adesso è il corpo del Cristo risorto, è il corpo del Signore della vita. Alla fine la chiave interpretativa di questo brano è l'ultima frase. Ho scritto queste cose perché voi crediate che Gesù è il Cristo, cioè che quel Gesù terreno adesso è il Cristo della fede, è il Signore, è il Figlio di Dio, è perché credendo voi abbiate la vita nel suo nome. Ecco la chiave interpretativa. È la fede. Perché è la fede? Perché se quel Gesù storico dava la possibilità della convivenza, dello stare insieme, il Cristo della fede permette di partecipare della vita nuova che sgorga dalla risurrezione di Gesù e che arriva a noi attraverso il battesimo. Ecco, questo è l'annuncio fondamentale, che Gesù è veramente risorto. Ovviamente la risurrezione non è un evento, diciamo così, contemplato dalla ragione umana. La risurrezione è un evento desiderato dal cuore dell'uomo, è un evento totalmente desiderato perché ogni uomo desidera l'immortalità, ma non cade sotto i nostri sensi. Noi diciamo che è un evento metastorico, è un evento che accade nella storia, ma le cui ragioni sono nel cielo. Sono nella fede, sono in Dio. E dicevo allora che quindi non è facile ammettere la risurrezione, è imprevedibile, no, è sconcertante, è un evento non previsto, totalmente imprevisto. Ecco perché Tommaso ha bisogno di toccare e di vedere, ma anche gli altri hanno avuto bisogno di toccare e di vedere. E diciamoci la verità, anche noi abbiamo bisogno di toccare e di vedere, perché? Perché noi siamo capaci di osservare, di guardare, di vedere, di toccare, di ascoltare, cioè noi ancora dipendiamo dai nostri sensi e
E invece la risurrezione va oltre tutto questo. C'è il salto, diceva qualcuno, c'è il salto della fede, che non è un salto nel buio, nel vuoto, no, no, è un salto verso il cielo, è un salto verso l'oltre quello che io sono capace di vedere e di toccare, ma che il mio cuore desidera e il mio cuore accoglie come risposta esauriente per la propria domanda di felicità. Bene, questo Cristo risorto cosa chiede ai suoi amici? Innanzitutto chiede di andare a predicare, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ecco allora, la prima cosa che fa Gesù è dire, per piacere, adesso siete voi quelli che devono andare. Cioè, quando ero sulla terra, venivate con me. Adesso, per piacere, andate voi a nome mio. Andate voi a nome mio, ma io intanto vi do il mio spirito. Quindi c'è la continuazione della presenza divina, del Dio trinitario, attraverso l'azione dello Spirito nella vita degli apostoli, i quali vengono mandati, e vengono mandati nel mondo per continuare l'opera di Gesù, ma l'opera di Gesù era l'opera del Padre. Anche qui c'è un nesso bellissimo: è il Padre che ha un disegno salvifico sul mondo, Gesù compie l'opera del Padre, gli apostoli sono mandati a continuare l'opera del Padre che è arrivata a loro attraverso l'opera di Gesù. Ma quest'opera in che cosa consiste? Consiste nella misericordia, nell'amore. Sant'Agostino ci dice sempre che la missione del prete, il ministero del prete, è un officium amoris, è un officio di amore, è un ministero di amore, è un ministero di amore. Questa è una definizione bellissima, cioè la sintesi di tutto quello che noi sacerdoti facciamo è proprio qui: il nostro è un ministero di amore. Non solo il nostro di sacerdoti, non solo quello degli apostoli e quindi quello di noi sacerdoti, ma chiunque viene mandato da Dio viene mandato per compiere questa missione di amore. Ecco la conseguenza allora. La conseguenza è proprio quella di, ecco, ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, eccetera. Ed è una cosa bellissima questa, perché non solo il Signore Gesù ci dice che il nostro è un ufficio di amore, ma ci dà anche lo strumento per compiere questo amore. Ci dice cioè qual è il segno di questo amore, ed è il sacramento della misericordia, il sacramento della confessione, e che è affidato agli apostoli, che è affidato e quindi ai collaboratori degli apostoli, che sono i sacerdoti. Vedete, subito dopo Pasqua, nel contesto delle apparizioni e quindi nel contesto della risurrezione, gli apostoli vengono mandati e vengono mandati per perdonare i peccati. Ecco, al centro della missione della Chiesa c'è la misericordia, che si concretizza, si realizza nel sacramento della confessione. Guardate che è fondamentale questo. La misericordia non è un sentimento vago, non è una prospettiva psicologica, no, la misericordia si realizza concretamente nel perdono dei peccati che avviene attraverso il sacramento della penitenza. Quindi alla fine ci viene detto che il sacramento della penitenza è veramente un dono immenso che il Signore ha fatto a noi. Perché nel sacramento della penitenza la misericordia diventa perdono, e il perdono diventa stile di vita, diventa possibilità di vita. Ecco allora, se la penitenza è il sacramento del perdono, il perdono come stile di vita, tutti possiamo perdonarci reciprocamente.
Solo il Signore ci può perdonare i peccati, ma fra di noi possiamo e dobbiamo perdonarci. Se vogliamo dirlo in una sola parola, allora la vita nuova che sgorga dalla risurrezione di Gesù trova nel perdono il nucleo essenziale, il manifesto principale, lo slogan. La vita nuova è una vita amata, una vita perdonata. Ecco, questo è l'annuncio bello perché chiunque di noi desidera essere perdonato, desidera essere amato, desidera essere accolto. Eccellenza, voltiamo pagina, anche se le sue parole sono davvero state molto profonde e meriterebbero ulteriore spazio di approfondimento. Oggi è l'anniversario della Pacem in Terris, un'enciclica importante di Papa Giovanni XXIII che fece molto scalpore perché in quel periodo vi era anche un momento di straordinaria difficoltà tra le nazioni, in particolare ricordiamo anche la crisi di Cuba e quant'altro. Ecco, Eccellenza, quella lettera, diciamo, al mondo, no? Ed è stato molto attenzione e vorremmo dalla sua persona un ricordo sia di quel momento e sia di quel Papa così buono, no? Poi è stato definito proprio il Papa buono, insomma, questa figura così accogliente all'interno della Chiesa. Ma allora, quello era sicuramente un momento, diciamo, movimentato, un momento dove il mondo era non solo in cammino, ma era fortemente travagliato da, come dire, da flussi ideologici. Che non sapeva, no, non si sapeva dove andavano a finire. Cioè, realmente quel periodo storico, quel tempo, era il tempo dove occorreva qualcuno che avesse la bussola ben orientata. E Papa Giovanni, nella sua bontà, ma anche nella sua maestà, come dire, nella sua forza maestosa, di uomo sicuro, ma di uomo retto, di uomo che sapeva dove andare e sapeva indicare la strada, ha saputo, poi Papa Giovanni è quello che ha indetto il Concilio Vaticano II, che è stata la più grande rivoluzione che è avvenuta nella Chiesa dopo la sua nascita, diciamoci la verità, perché veramente ha cambiato tutto. Però la Chiesa ha saputo vedere prima. Ecco, in quel periodo, ma anche e soprattutto l'insegnamento di Papa Giovanni, ci ha indicato questo, che la Chiesa è arrivata prima, ha guardato avanti, ha saputo indicare la strada al mondo intero. Teniamo presente che l'insegnamento sulla pace della Chiesa veramente è punto di riferimento per qualsiasi pacifista, per chiunque, ma anche i movimenti pacifisti sono venuti dopo, diciamo così, almeno nella forma così come la intendiamo oggi noi. Cioè, certo, l'anelito alla pace c'è sempre stato, è nel cuore dell'uomo, però di fatto poi l'uomo ha fatto la guerra. Ecco, movimenti organizzati, movimenti, diciamo così, sostenuti da una anche idea forte della pace. E quindi movimenti che hanno saputo orientare la storia hanno visto nell'azione della Chiesa e nell'azione di questo Papa Giovanni un punto di riferimento sicuro, un maestro vero e proprio. Attraverso quel documento la Chiesa ha tracciato, come dire, quasi il cammino del pacifismo, detto in senso propriamente positivo e in senso proprio buono. Il pacifismo successivo. Ecco, Eccellenza, per chiudere, le chiedevo prima, diciamo, un ricordo anche personale di questo Papa, nel senso che lei era già incamminato, no? Verso, insomma, la sua scelta. Ecco, come vedeva questo Papa, come lo osservava, come lo valutava? Me ero piccolino però, e quindi poi ero piccolino e diciamo così.
non ero ancora nella condizione di sapere. Cioè, sai, quando si è piccoli, si guarda, poi la televisione, ce l'avevano solo alcuni, cioè, era un momento in cui pensare al Papa era come pensare a qualcosa di totalmente divino, di Certo. cielo, e non era come i tempi di oggi. No, io, diciamo così, Papa Giovanni l'ho conosciuto dopo, non l'ho conosciuto mentre ero piccolino, cioè mentre ero piccolino al mio paese ancora, non lo so se c'era la televisione o meno, ma noi non l'avevamo a casa, quindi immaginati un po' se io potevo sapere cosa faceva e cosa non faceva Papa Giovanni. I miei papi, Papa Giovanni e nel ricordo, e nel ricordo nel senso che veramente dopo ho conosciuto Papa Giovanni, però quelli che invece ho potuto conoscere, diciamo così, tra virgolette, da vicino, è da Paolo VI in poi. Certo, eccellenza, per concludere questa intervista settimanale, abbiamo anche chiesto un po' in questi giorni ad altre persone impegnate anche nelle istituzioni, cos'è in fondo al tunnel si inizia ad intravedere il tunnel, e chiaramente la pandemia, se si inizia ad intravedere con più chiarezza la luce. Ecco, il Vescovo Rofino ha questa sensazione in questi giorni, in queste settimane, che siamo al sacrificio finale, ecco. Ma sicuramente sì, io penso che sia. Adesso c'è come un ottimismo, c'è come una prospettiva davanti a noi. E la prospettiva è data dal vaccino. Certo, nella confusione di questi ultimi giorni dove non si capisce bene quale vaccino fare, però il vaccino, ben inteso, è fatto così come la scienza ci dice di fare, è l'unico punto di certezza che abbiamo, l'unica ancora di salvezza che questa comunità ha, e altrimenti veramente poi tutto è buio, ma io diciamo così, mi rifiuto di pensare che tutto è buio. Sì, vedo nel vaccino la possibilità di una ripresa positiva diciamo, della vita sociale, della vita comunitaria, della vita. Non della vita di prima, perché sarebbe troppo riduttivo, cioè della vita come vita, che significa vita personale, vita familiare, vita comunitaria, vita sociale, vita economica, vita ecclesiale, ovviamente per noi. Tra l'altro, eccellenza, abbiamo visto, ma diciamo, ognuno poi ha un osservatorio relativo, che anche la partecipazione alle messe è un po' aumentata. Lei ha questa sensazione o in questo anno, vabbè, sicuramente non è stata la stessa, anche per una questione logistica, però nota questo riavvicinamento? Allora, diciamo così, nei paesi dove c'è il contagio, diciamo in modo marcato, abbiamo paura, hanno paura e abbiamo un po' paura, nel senso che io stesso a Natale sono andato, a Pasqua, cioè, scusa, sono andato a Francavilla, chiaramente c'erano pochissime persone, ma perché abbiamo detto pochissime persone? Perché la gente ha paura di uscire. E nel contesto generale sì. C'è una ripresa. C'è una ripresa perché in questo momento le persone hanno bisogno di un punto di riferimento sicuro, veramente di una parola certa, e non solo di una parola certa, ma anche di una prospettiva per la vita. Diciamoci la verità, la fede è per la vita, perché credendo abbiate in voi la vita, ci ha detto il Vangelo di oggi, ma veramente la fede è per la vita. Ed ha una prospettiva di vita, e chiunque ama la vita, voglio dire, è portato a credere e quindi a orientarsi al Signore. C'è una ripresa. Eccellenza, grazie, le auguriamo buona domenica e al prossimo fine settimana. Grazie ancora, Monsignor Orofino, grazie. Buona domenica, ciao Buona Mario. domenica, Ciao. grazie.